Il libro Maldi esegue le stesse dimostrazioni. Questa in particolare è la combinazione tra la macchina anti-Clausius e la macchina invece di Kelvin. Questa macchina complessiva, questa combinazione, realizza una macchina anti-Kelvin. Infatti, sostituendo i numeri, l'esempio numerico, abbiamo 100 joule di calore prelevato dalla macchina di Kelvin, dalla sorgente calda, 40 joule convertiti in lavoro o meccanico e 60 joule di calore scaricati alla sorgente fredda. Ma la macchina anti-Clausius riprende questi 60 joule e li riporta alla sorgente calda. Quindi il bilancio netto degli scambi di calore è 100 meno 60, quindi 40 joule prelevati dalla macchina complessiva. Prelevati dalla sorgente calda, 40 joule, trasformati integralmente in lavoro, 40 joule di lavoro. E nessuno scambio con la sorgente fredda, perché i 60 joule scaricati di calore sono stati ripresi dall'anti-Clausius. Quindi bilancio netto, 40 joule di calore prelevati in modo netto dalla sorgente calda, trasformati integralmente in lavoro meccanico, nessun calore ceduto netto alla sorgente fredda.